forti ritardi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga. Il presidente del comitato regionale dell'INPS per il Molise, Andrea Cutillo, ha chiesto chiarimenti al direttore regionale Stefano Ugo Quaranta, perché solo 500 domande sono giunte all'istituto a fronte di alcune migliaia arrivate in regione. Ancora, con quali motivazioni l'ente ha deciso di rigettare 83 delle 500 domande lavorate? L'argomento è di forte impatto, riguarda migliaia di molisani che allo stremo delle forze attendono di essere ristorati. Rassicurazioni in tal senso giungono da Via Genova, a darle è il presidente della regione Donato Toma. Tutte le regioni hanno il medesimo problema che abbiamo noi. Noi non siamo gli ultimi, non siamo nemmeno i primi per la verità, e posso solo dirle che la lentezza è causata dalla mole improvvisa di pratiche che nessuna regione aveva elaborato negli anni passati, è dovuta al fatto che la procedura è farraginosa, cioè si passa per la regione con delle domande che poi devono essere validate dalla regione per creare un flusso che va all'INPS. Il governo avrebbe dovuto utilizzare le autocertificazioni delle imprese e dei lavoratori e farle inviare direttamente all'INPS. Avremmo saltato un inutile passaggio, ma comunque abbiamo ormai superato le 600-700 pratiche, siamo a buon punto per recuperare il tempo perso nei primi giorni.